bisogna rimanere uniti, bisogna lavorare, bisogna mostrare il volto migliore dell'Italia, che è quello della solidarietà, senza badare a nulla, senza nessun tipo di lentezza, perché oggi c'è bisogno di stare vicino, di operare e di fare bene. A questo proposito voglio dire che non è casuale che una parte significativa delle risorse, con riferimento all'accordo per Napoli firmato ieri col Presidente del Consiglio, sono destinate proprio alla messa in sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e degli edifici privati. Noi crediamo nella prevenzione, quindi questi terremoti mi auguro che possano spingere tutti ad andare in questa direzione, soprattutto chi ha a disposizione risorse economiche considerevoli.